Benvenuti alla prima lezione del corso di shiatsu per principianti. Lo shiatsu è una disciplina giapponese molto divulgata in Italia, utile per rilasciare le tensioni del corpo, della mente e dello spirito delle persone che si sottopongono. Lo shiatsu è inoltre molto utile ed efficace anche per le persone che lo praticano. Come si svolge un trattamento di shiatsu? La persona si stende su un materassino come questo, un tatami, un futon, che ha la caratteristica di essere abbastanza basso per far sì che l'operatore riesca a mantenersi facilmente in equilibrio e contemporaneamente abbastanza morbido per far sì che la persona che riceve il trattamento sia comoda. È importante il futon, perché quando assumiamo posizioni di questo tipo, il ginocchio non faccia male. Lo shiatsu si applica con il palmo della mano, con il pollice, con il gomito, a volte col ginocchio. Seguiamo i principi della medicina tradizionale cinese prevalentemente e seguiamo il percorso dei meridiani, dei cosiddetti meridiani energetici, e qualche volta ci soffermiamo su alcuni punti che hanno delle caratteristiche particolari. Nella nostra prima lezione di shiatsu impareremo delle tecniche base per trattare la parte posteriore del corpo, la schiena e le gambe. Uke è la persona che riceve, Tori è la persona che pratica. Sono termini giapponesi che vengono dalle arti marziali. Nel judo, per esempio, uke è la persona che viene proiettata a terra. Tori è la persona che proietta uke. Quindi, in questo caso, uke è la persona stesa che riceve il trattamento. Tori si mette al suo fianco. Da posizione seduta, allora, uke si alza e assume la posizione detta del samurai su un ginocchio. Spostiamo il braccio